Buongiorno amici e amiche, questa mattina qui a Maschio Angioino la formazione politica Noi con Salvini sta manifestando perché a breve si dovrà celebrare un protocollo d'intesa fra governo comune e regioni che avvierà al lavoro degli extracomunitari. Ci è stato precisato che non si tratta di un'azione discriminatoria verso nessuno, ma soprattutto servirà per avvalorare i principi e i diritti dei giovani napoletani. Seguite il servizio. Sta accadendo quello che normalmente accade in questi casi e che non vorremmo mai assistere a una guerra fra poveri, disoccupati di sinistra, non occupati di Noi con Salvini. Stamattina si teme lo scontro, le forze di polizia sono allertatissime, sono già pronte in tenuta antisommossa. Noi siamo in mezzo alla strada, quindi facciamo anche un po' fatica a raccontarvi quello che sta accadendo. Sono azioni concitate, quindi tenteremo di darvi notizie e cronaca di quello che avviene minuto per minuto. A breve dovrebbe arrivare anche il ministro Minniti per sottoscrivere con l'amministrazione locale, quindi il comune di Napoli, la regione Campania e la prefettura, un protocollo d'intesa che avvierebbe al lavoro circa 7.000 extracomunitari. Gianluca Cantalamessa, Noi con Salvini. Questa iniziativa sacrosanta non può essere confusa con un atto discriminatorio verso altre persone. No, c'è un'ipotesi di razzismo nei confronti dei ragazzi italiani, perché quando viene concesso, a quanto sembra leggendo delle anticipazioni di stampa, che verrà concesso la deroga al patto di stabilità ai comuni che avvieranno al lavoro gli immigrati, è chiaro che è paventabile un'ipotesi di razzismo nei confronti del 50% dei ragazzi disoccupati campani che saranno costretti a emigrare perché non ci sono questi percorsi formativi per i ragazzi italiani. Pina Castiello, Pina, stamattina un momento importante di proteste in una città che purtroppo ha questo marchio atavico di città di disoccupazione. Certo, una città, una regione che ha il più alto tasso di disoccupazione a livello nazionale. Stamattina arriva il ministro Minniti per siglare con lo scellerato sindaco di Napoli, De Magistris, un accordo che prevede l'inserimento nel mondo del lavoro di circa 2.000 immigrati soltanto nella città di Napoli, 7.000 sparsi invece per tutta la regione Campania. Questo è un atto vergognoso perché noi abbiamo un alto tasso di disoccupazione, c'è gente che non può arrivare a fine mese, abbiamo padri di famiglia che sono costretti a rubare, vergognoso perché non hanno il pane da mettere a tavola ai propri figli. E che cosa fa il governo centrale? Sigla un accordo per permettere a circa quasi 10.000 immigrati di trovare lavoro nella nostra regione, nella Reggia di Caserta, a Pompei, in tutti i siti archeologici più importanti, quindi un ruolo di sorveglianza, di custodia e quant'altro che invece potrebbe essere dato ai cittadini campani. Questo è uno schiaffo che si vuole dare a questo popolo, noi questo non lo consentiremo perché è un atto ingiusto nei confronti, ripeto, di chi oggi non riesce nemmeno ad arrivare a fine mese. Innanzitutto, grazie. Grazie per la vostra presenza, grazie per avere voluto così in tanti partecipare ad un momento che io considero particolarmente importante, non soltanto particolarmente importante per questa città, per Napoli, per la Campania, ma il messaggio che viene oggi da questa sala gremita di sindaci con le fasce tricolore va ben oltre Napoli e la Campania. È una giornata effettivamente importante questa, alla quale hanno contribuito in tanti. L'ANCI, che voglio ringraziare, sia l'ANCI nazionale che l'ANCI regionale, il Ministero dell'Interno, le prefetture, il Dipartimento sulle libertà civili e l'immigrazione, tanti
tanti sindaci. Un protocollo importante che cambia un attimino la visione dell'accoglienza. È un protocollo molto importante al quale la città di Napoli ha dato un grande contributo su alcuni punti su cui tenevamo tantissimo. Il primo è il superamento dei centri di accoglienza straordinaria, quindi mai più risorse pubbliche per allocare delle persone in dei depositi e poi dimenticarsene. Invece sì ai progetti di integrazione, di solidarietà e di costruire comunità in cui persone differenti che vengono da esperienze diverse e da mondi diversi convivono negli stessi diritti e negli stessi doveri e quindi lavori socialmente utili. E poi un altro aspetto che nell'articolo che riguarda la città di Napoli, perché noi abbiamo una parte peculiare in questo protocollo come città di Napoli, è quello di risorse pubbliche destinate ad immobili abbandonati da ristrutturare per l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa è per i napoletani, è per gli italiani ovviamente, per i rifugiati, per chiunque abbia bisogno. Insomma, con il contributo della città di Napoli si pone fine a qualsiasi rischio di conflitto tra sofferenze. E quindi una città in cui anche gli stranieri contribuiscono alla sicurezza. Quindi tutti con gli stessi diritti e con gli stessi doveri, un passo in avanti, e il progetto Napoli Città Rifugio trova rifugio in questo protocollo. Quindi diciamo, da parte nostra siamo soddisfatti, vedere anche tanti sindaci coinvolti. Noi abbiamo fatto sempre la nostra parte e adesso siamo protagonisti di un modello diverso, e da Napoli parte il superamento dei centri di accoglienza straordinaria. E di questo siamo molto soddisfatti, perché Napoli è culla del diritto e quindi quando si parla di accoglienza non è solo etica, morale, umanità, ma significa anche diritti, significa economia, significa costruire comunità diverse rispetto a quelle di adesso. Chiaramente sono questi qua dei momenti importanti, perché fanno sì che tutti noi che ci occupiamo di politica del nostro territorio, stando insieme, possiamo capire come fronteggiare insieme un'emergenza. Troppo volte è stata demandata questa risoluzione dell'emergenza a delle singole persone o a dei singoli territori. Solo attraverso questi momenti si riesce a fare un'integrazione, perché questo qua è un problema che va affrontato insieme ed organicamente, sinergicamente, va governato chiaramente dall'alto, e noi territori siamo tutti quanti disponibili quando si fa un discorso d'insieme, ad affrontare insieme tutta la problematica di questo che sono appunto di accoglienza. Grazie. Prego. Ma noi partecipiamo all'impegno, condividiamo l'impegno della Repubblica per l'accoglienza dei profughi. Certamente faremo programmi legati al parco, al giardino inglese, dove c'è una grande necessità, un'enorme necessità, una necessità senza limiti, diciamo, di manutenzione, cure, pulizia. Forse cercherò anche di elaborare qualche programma più legato agli stessi appartamenti, vedremo, insomma, qualcosa anche di un po' più sofisticato. Ecco, abbiamo già dei rapporti in corso, dei progetti in corso, ma li vorrei naturalmente sviluppare. Perché se l'esperienza di Pompei e di Caserta avranno successo, se tutto il sistema culturale entra in campo sul tema dell'accoglienza, è chiaro che possiamo praticare un'idea di accoglienza più globale, ecco. Quindi un ruolo di primissimo piano. Speriamo, adesso questo dipenderà anche dalle nostre capacità e dagli impegni. Però l'idea è che l'accoglienza non sia solo una questione di sicurezza, ma sia anche una vera integrazione culturale. Quindi sono qui a casa nostra. Allora, questa mattina effettivamente un protocollo d'intesa importantissimo. Benevento e Avellino, mi pare di aver capito, siano i due comuni un pochino più esposti. Sì, comune e provincia, di quelli che hanno dimostrato un maggior tasso di generosità rispetto all'accoglienza. E ora, se questo nella mia visione è anche normale, però è meno normale che altri, nelle altre province dimostra un senso di, diciamo, di avarizia. Lasciando esposte anche le stesse istituzioni complessivamente ad un problema che diventa un problema di tutti. Si è percepito però un pizzico di criticità nel suo intervento. Sì, criticità era rispetto all'approvazione della vecchia finanziaria del governo, cioè che dava assieme al Comune di Napoli una risposta ai suoi problemi, che è ineccepibile, però mi sarei aspettato che la risposta si fosse data anche rispetto ai comuni di stati come il mio, che
si trovano, non per mia colpa, ma avendo ereditato una situazione debitoria drammatica, come tanti altri comuni, diciamo, della Campania, del Mezzogiorno d'Italia o altri che esistono altrove. In questo mi sarei aspettato una risposta che fosse polivalente e polidemocratica. Grazie. Si è conclusa in questo momento la conferenza di servizi fra Stato e Comuni, dove è stato sottoscritto e presentato un protocollo fra i sindaci e il Ministero degli Interni, con l'intermediazione anche dei prefetti delle varie province di Napoli. Moltissimi gli interventi, rilevante quello là dell'ex ministro Mastella, abbastanza critico, ma che comunque ha sottoscritto l'accordo. Tantissime le notizie che sono state date, sicuramente un protocollo che farà sicuramente discutere le opposizioni, perché probabilmente sarà recepito come discriminatorio rispetto ai cittadini italiani. Un discorso che rimane aperto, sarà presentato probabilmente nelle varie sedi dei vari comuni, e da lì poi capiremo quale sarà il percorso che seguirà. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.